ancora sto preparando un po' di materiale. Thank you.
Venezia è già completamente in attività, noi siamo abbastanza contenti. Non abbiamo ancora dato, dobbiamo verificare, no, certo. Però va tutto bene. Però quindi la mattina, ma già ci sono prenotazioni delle scuole? Assolutamente, cioè sì, anche domenica, quindi... assolutamente. Domani avremo il capo di Santa Maggiore della Difesa, ospite, Alina, che si è nel quartiere per un paio d'ore, quindi insomma il livello è... sensionale garantito. Di là c'è il capo dell'internazionale delle missioni dell'ONU, sì, che sta facendo il giro, quindi l'evidenza, la comunicazione c'è. Ma la vostra è un'organizzazione che rimane in piedi tutto l'anno? Per forza, per organizzare l'evento che richiede effettivamente un impegno notevole. Con, come dire, modalità differenti. In più facciamo questi percorsi interattivi di formazione, non soltanto anche all'uso agonistico, alla, per tutti gli agonisti, ma anche insomma, squisitamente qui. Ma non solo per gli studenti, no, cioè no, per chiunque. Beh. Grazie. Allora ragazzi, come vi sta sembrando questa esposizione? È una bella cosa. Siete passati a vedere la macchina di Falcone? Abbiamo visto tutto. La macchina di Falcone, vi... che cosa vi ha detto? È una cosa molto toccante. Bene, grazie. Che cosa stiamo facendo? Questo è il simulatore, questo, ciao. Simulatore di tiro? Noi abbiamo il poligono a quattro piano. Ah. Simulatore di tiro. E quindi con che cosa stanno sparando adesso i ragazzi? Con l'aria compressa, in poligono si spara con l'arma vera. Andiamo qua. Questo è l'uomo. Vuoi che la lasci? No, no, no.
e quindi gli si mette vicino della sostanza e gli si nasconde il manicotto. Da piccolo loro imparano ad andare a recuperare il manicotto. Questo è il loro gioco, è questo. La loro vittoria è questa, provare a assimilare l'odore, perché loro su questo odore assimilano il manicotto. Grazie. Ecco, guardate, Antonella vi sta mostrando che in quella valigia era posseduta e custodita marijuana e hashish, che il cane, come avete ben visto, ha fiutato e ha trovato il suo gioco, che è quello che ancora adesso con cui adesso sta ancora giocando, che è il suo obiettivo. Operativo delle Nazioni Unite. Proviamo ad entrare. Ragazzi, che impressione avete a entrare in pullman che trasporta delle persone che sono in galera? Una brutta impressione. Questo è gelatino, lo sai? Eh sì. E perché? Prova ad aprirle. No, sono chiuso. Guardi,